Ciao amici, bentornati sul mio canale e benvenuti su questo nuovo video. La verità non mi andava proprio, non mi va proprio ultimamente di fare video, di truccarmi, eccetera, eccetera, non lo so, ho avuto quei periodi che passano gli artisti che non hanno idee, non vogliono fare niente, quindi si chiudono, non lo so, sarà il periodo. Non lo so, però ultimamente è così. Per oggi, quando mi è arrivata questa cosa qui, io l'ho comprata e mi è arrivata, non ho avuto nessun omaggio, nessun regalo, non fraintendete. Eccola qui, la Amrezy di Anastasia Beverly Hills, la tanto chiacchierata palette, ultima uscita di Anastasia, che... Ripeto sempre le stesse cose, ma per chi magari non mi conosce, io colleziono palette occhi e in particolare quelle di Anastasia, che sono le mie preferite. Comunque la palette è questa qui ed è bellissima, tutta glitterata rosa. Cioè io l'adoro. Questa palette in collaborazione con appunto Amrezy e Norvina, c'è anche lo zampino di Norvina in questa palette e mi sembra di aver sentito, non di ricordare. Tanto tempo fa ho sentito che Amrezy aveva fatto un'altra collaborazione con Anastasia per un'altra palette, ma tipo quando Anastasia non in Italia ancora non era arrivata, era un brand soltanto reperibile in America, quindi questa è sempre in edizione limitata, quindi questa palette non esiste più, è andata perduta, quindi o magari c'è, ma solo in America, non lo so. Comunque questa è la seconda collaborazione di Amrezy con Anastasia. Il pack è semplicemente simile alle altre, nel senso la forma è quella, l'unica cosa che la contraddistingue è che ci sono due cialde in più. Ho questa qui di J.K. Aina, come potete notare, ci sono due cialde in più. Eccole qui. Hanno voluto fare due cialde in più rispetto alle altre palette. Poi vabbè, il pennello è sempre quello all'interno della palette. Poi vabbè, la palette in sé è meravigliosa. Solo che ho sentito e ho visto in alcuni video di altri che per alcune cialde la formula è diversa, è cambiata. L'altra novità, oddio, è che sono andata a ricomprare da OVS il mio fondo preferito di Makeup Revolution. E non so se vi ricordate, eccolo qui l'altro. Era molto molto chiaro rispetto alla mia pelle, quasi bianco, solo che avendolo preso da, non mi ricordo, da un sito, non ricordo quale, avevo sbagliato tonalità, colore, mi ero lasciata imbrogliare dai colori, perché si sa che quando prendi niente è un po' difficile prendere il colore del fondotinta giusto, però questa volta penso di averci azzeccato perché sono andata direttamente da OVS, perché da OVS da un po' di mesi ha sistemato tutti gli stand di Makeup Revolution e di Essence, quindi diciamo le cose, ci sono più cose e molto molto più ordinate. Infatti prima era impossibile trovare fondotinta di Revolution, di Makeup Revolution, però adesso invece è possibile. Comunque metteremo proprio questo perché è uno dei miei fondi preferiti e ve lo straconsiglio per pelli grasse. Molto coprente. Comunque non vi avevo detto il nome, anche se è sempre quello: Revolution Concealer Define Full Coverage Foundation. Diciamo sempre questo qui. Esiste anche la versione per pelli secche. Il correttore che sto usando è quello di NYX, il Can't Stop Won't Stop, che ultimamente la mia base è questa. E adesso la cipria di Nabla, close up.
Scipria di Nabla. Furia, ho praticamente pochi pennelli puliti perché ancora non sono riuscita a lavare i pennelli, perché come vi ho già detto è un periodo un po' così e non mi va di fare niente di queste cose qui, quindi i pennelli veramente puliti sono pochi, sono uno, due, questo non mi serve, tre. Questo non mi serve, 4 pennelli delle palette di Anastasia sparsi ovunque, quindi non è un problema. Iniziamo allora. Mi sono appena accorta che questi due colori sono veramente simili, cioè a parte che uno è un po' più aranciato, l'altro è un po' più rosato, però veramente sono simili. Io penso che andrò con questo qui un po' più pesca, più rosato. Come colore di transizione questo qui è top per me, molto molto bello. Non ho mai da dire nulla perché non mi deludono quasi mai, quindi anzi per ora mai. Io raga veramente non so che cavolo fare. Cioè non è come le altre volte che avevo mille idee e non sapevo quali fare. Qui proprio non ho idee, ma non perché la palette non sia di ispirazione, è che sto proprio io male così. Che adesso pescherò questo qui, questo fucsia. Ah, quello di prima era oggi. Quello che ho usato per transizione. Questo invece è viola che vado a prendere. Fucsia viola, non lo so. C'è una S con un simbolo strano. Comunque Semsa. Semsa. Però so che non si pronuncerà mai così. Perché c'è un simbolo strano sulla S. Intensità con il marrone qui, questo marrone, se è troppo scuro magari lo posso aggiungere dopo, però voglio usare questo qui che si chiama 1988. Verso la fine voglio creare un po' di intensità. Vado a prendere questo bel azzurro, doveva cadere prima o poi, mi piace che diciamo in questa sorta di colori neutri ci sia questo azzurro che si chiama Leo, Leo, chi sarà questo Leo? Wow, ma, oh mamma mia, ma questo... Oh, mio Dio. Voglio intensificare qui. Adesso userò quel marrone più scuro. Yugo. Si chiama così. Voglio intensificare un po' qui. Userò sicuramente il fucsia di prima. Sì, tipo proprio così, bello pieno. Mi scuso per i mille colori, la maglietta gialla, il look rosa, fucsia, azzurro.
Ma non credevo di fare questo look così colorato. Ho iniziato, mi sarebbe uscito un look più sobrio. Ma che cos'è la sobrietà? Cos'è? Cos'è? Non lo so. Non so più che cos'è. Io non la conosco più la sobrietà ormai. Prendo un po' di nero. Si chiama Bia. BK. Ok. Adesso prenderò questo qui. Che si chiama Barb. Come secondo me Barbie. Lo vado a mettere qui. Ok. Combat and then sex. Via le paure. Ciglia finte messe. Ora direi di continuare. Continuiamo la base, che abbiamo quasi finito, e mettiamo la mia powder bronzer di Anastasia, sempre. Ok, il mio blush preferito, quello di MAC. È inutile che vi sto a dire tanto. Che ho comprato tempo fa, ma non ho mai utilizzato, non so perché, che è questo qui, colora un po' arancioatino e si chiama Up to No Good, un po' curioso, però non so se mettere sotto. Me è proprio arancione, però è un nude. Io ho un'idea. Ho un'idea di usare tipo una matita rosata sotto. Ho messo prima questo sotto, una matita un po' più rosata e poi. Molto meglio. Sì, perché se nero diventa troppo arancione. Così è un po' più tipo nude, un po' più portabile, ma non troppo arancione. Bene, amici, questo è il look con la mia Resi, che non so più dove è finita. Eccola. Considerazioni finali per questa palette. Le devo fare? Volete per forza che le faccio? Perché si sa che cosa io penso degli ombretti della qualità di Anastasia Beverly Hills, quindi è rimasto tutto uguale per me, come si può ben notare. Come sempre sono di alta pigmentazione, si sfumano benissimo, non deludono, non so che dire. Sinceramente non ho notato diversa formula, forse è in alcune cialde che non ho usato, magari la ritesto magari in un video Instagram, perché dal sondaggio che ho fatto qualche giorno fa su Instagram che vi ho chiesto se preferite video YouTube o video mini video Instagram, a mia sorpresa vi avete votato in tantissimi mini video Instagram. Non pensavo, quindi da quello che deduco è che vi piace proprio quando tengo la bocca chiusa, che non parlo. Vi piacciono i video che mi trucco, però devo stare zitta. Va bene, vi terrò contenti. Non abbandonerò YouTube, però magari mi dedicherò di più ai mini video su Instagram. Niente, tutto qui. Alla prossima.